Ma mi stavo dimenticando, questo è praticamente il Toscana Tour. Sì, perché siamo in Toscana e dunque... Sì. E oggi siamo a San Gimignano. Cosa devo dire? Poco più di 3 giorni a disposizione, tappe improvvisate sul momento e poche ore a disposizione per ogni destinazione. Tra vino, natura e borghi più belli d'Italia. Cosa chiedere di più? Seguiteci in questa avventura. Dunque, benvenuti nel Toscana Tour 2021. Non mi rimane nient'altro da dire se non... E vai! Arrivati a San Gimignano, trovammo parcheggio praticamente davanti alla porta d'ingresso, Porta San Giovanni, situata nel punto più a sud, ed era lo storico accesso per chi proveniva da Siena, lungo la variante della Via Francigena. La cittadina, incastonata nel cuore della Toscana, è spesso definita la Manhattan del Medioevo, perché, ai tempi del suo massimo splendore, vi si ergevano ben 74 torri, ognuna costruita da una delle famiglie nobili dell'epoca, per simboleggiare la propria ricchezza. Anche se oggi ne rimangono soltanto 14. E tra le tante cose è anche patrimonio dell'UNESCO. Arriviamo così alla Piazza della Cisterna. È per molti la piazza più bella di San Gimignano, racchiusa tra case nobiliari e torri medievali. Deve il suo nome alla cisterna a forma ottagonale costruita nel centro della piazza nel 1273. Praticamente attaccata troviamo la Piazza del Duomo, dove scontato da dire troviamo il Duomo, cioè la Basilica Collegiata di Santa Maria Assunta. Eretta forse nel 1056 e sicuramente consacrata nel 1148. Venne prima ristrutturata nel 1239 e poi ingrandita nel 1460, su progetto di Giuliano da Maiano. La spoglia facciata è il frutto della sistemazione duecentesca per poi essere più volte trasformata nel corso dei secoli con l'apertura delle 2 porte laterali e delle finestre circolari. Praticamente tutti mi hanno detto che era da visitare, ma purtroppo eravamo di corsa. Comunque, sarà per la prossima volta. Vicino al Duomo troviamo il Palazzo del Popolo. Oggi ospita il Museo Civico di San Gimignano, con la sua bellissima cisterna del 1361 all'ingresso, gli affreschi e la pinacoteca. Col San Gimignano Pass All Inclusive c'è la Torre Grossa, i Musei Civici, il Duomo e il Museo d'Arte Sacra. Ok, di là c'è Sant'Agostino e San Pietro. A pochi passi si trova anche la chiesa di Sant'Agostino, iniziata nel 1280 e terminata intorno al 1298, interamente realizzata in mattoni, con i finestroni gotici che scandiscono i fianchi, coronati in alto da una cornice di arcatelle trilobate. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ah, che belle le salite! Però quando c'è l'ombra ci stanno anche, quando c'è il sole un po' di meno. E quella è una super scalinata. Questo è un tipico fico di San Gimignano. A San Gimignano troviamo altre chiese secondarie e fantastici scorci, oltre che a ristoranti, e non vi dico i profumi che si sentivano, e negozi e altri punti di interesse che a molti potrebbero interessare, come le varie torri e la loro storia più approfondita. Per essere stata la nostra prima tappa del Toscana Tour ci ha meravigliati e ci ha fatto partire ispirati a vedere altri posti. Indubbiamente sarebbe servito più tempo e ne siamo consapevoli, sia per vederla che per viverla un po' di più, ma ne siamo comunque rimasti soddisfatti per questa piccola sosta, che per i più sbrigativi è l'esempio chiaro che si può anche fare un tour veloce. E voi siete mai stati a San Gimignano? Ditemi la vostra nei commenti. E comunque per 1 ora e 50 minuti di esplorazione siamo decisamente soddisfatti, sì. Noi ci vediamo nel prossimo video e non mi rimane nient'altro da dire se non e vai!